Buongiorno, buongiorno, sono Francesco, ero un bambino che chiedeva sempre, buongiorno la maestra dice, oggi c'è il tema, oggi fate il tema sul papà! Io penso uno scherzo, sorride mi alzo, le vado lì vicino, ero contento, le dico non ricordo, mio padre è morto presto, avevo solo 3 anni, non ricordo, non ricordo. Sai cosa mi dice? Neanche mi guardava, veniva il cappuccino, non so come parlava, dice qualche cosa, qualcosa che avrà detto, ora va in posto e lo fa come tutti gli altri, puttana, puttana, puttana la maestra, puttana, puttana la maestra. Io sono andato al posto, ricordo il foglio bianco, bianco come un vuoto per 20 anni nel cervello, e poi io pianto, non so per quanto pianto, su quel foglio bianco io non so per quanto pianto. Brilla, brilla, la scintilla, brilla in fondo al mare. Venite bambini, venite bambini, non lasciate navigare. Prendete la mano e portatela via lontano, e datele i baci, datele le carezze, datele cadono le stelle, il buio non ci vedo, che la primavera è come l'inverno, il tempo non esiste, neanche l'acqua del mare, e l'aria io non riesco a respirare. E a 12 anni ero quasi morto, ero in ospedale, non mangiavo più niente, poi pulivo i bagni, vetri e pavimenti, per 6-7 anni, 600 metri quadri. Sono salvato, lì ci sono i giochi, se proprio giocare, il padre sono nuovo, gli uomini sono tanti, scegli il migliore, seguilo e imparo, buongiorno, buongiorno, sono Francesco, questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto, mi ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio e scrivo a Francesco. Brilla, la scintilla, brilla in fondo al mare. Venite bambini, venite bambini, non lasciatevi annegare. Prendete la mano, portatela via lontano, e date le baci, date le carezze, date le tutte le energie. Venite bambini, venite bambina, ci vede che il mondo può essere diverso, tutto può cambiare, la vita può cambiare, può diventare come